con la macchina. Traine. Buonasera e benvenuti a questo nostro secondo incontro di riapertura della sala dello Stabat Mater alla fine di un periodo piuttosto intenso e anche lungo di lavori impiantistici. È il primo di una serie di tre incontri che abbiamo pensato di individuare sotto il titolo di letture di classici latini. Alla lezione del professor Traina di questa sera seguirà il 24 di gennaio un'altra lettura del De Providentia invece di Seneca e avremo con noi i professori Massimo Cacciari e Luciano Canfora. In aprile riavremo con noi il professor Dionigi per una lettura di Lucrezio. Questa però è una sera molto particolare per altri motivi. E i volti qui presenti stanno a testimoniarlo. È anche una sera di sorpresa, spero piacevole per il professor Traina, per la presenza di alcuni di questi volti, anche non di persone che non risiedono in questo momento in Bologna. E sono il segno dell'attaccamento e della gratitudine per il magistero accademico che da professor Traina è venuto in questi anni, per la formazione che tanti hanno potuto avere anche grazie a lui. Il mio augurio questa sera per il professor Traina è che questa non sia, come egli mi diceva poco fa, ecco, proprio l'ultima lezione del professor Traina, docente universitario, ma sia, ecco, effettivamente la prima lezione di un nuovo ciclo e di un nuovo modo di essere, di una nuova forma di essere maestri per pubblici diversi da quel pubblico a cui egli è stato avvezzo fino ad oggi, ma che in ogni caso sono pubblici che egli ha già incontrato attraverso altre strade, innanzitutto attraverso l'attività editoriale anche. Prima di dare la parola agli altri illustri e graditissimi ospiti che ho a questo tavolo, desidero anche dare spiegazione del ritardo con cui incominciamo, del lieve ritardo, perché oggi ho ricevuto una telefonata dal signor prefetto, dalla segreteria del prefetto di Bologna, del dottor Musino, che mi annunciava l'arrivo del signor prefetto. E proprio poco fa invece è dovuta arrivare una seconda telefonata di impossibilità. Non c'era stata nessuna sollecitazione da parte nostra per l'arrivo del prefetto qui questa sera e tengo proprio a precisarlo perché penso che sia un'altra attestazione. Ecco. Del significato che il magistero professor Traina ha avuto qui a Bologna. Allo stesso modo, e l'altro motivo del ritardo, è che invece una presenza senz'altro ci sarà e con grande rincrescimento ha dovuto avvisare un ritardo dovuto a problemi di traffico e non ad altro, ed è la presenza del rettore dell'Università di Bologna, che quindi avremo tra poco qui tra noi anche. La terza presenza, lascio che sia il professor Dionigi, terza presenza purtroppo mancata per questa sera, sempre per altri impegni non facilmente modificabili, e sarà il professor Dionigi che è specificamente delegato dall'assente a dircelo. Infine i saluti anche di padre Casali, che ha fatto arrivare
anche egli due righe, mi ha raccomandato di esprimerle il suo affetto, direi anche, e il suo rincrescimento di non poter essere qui questa sera. A me non resta che dare la parola, insieme al rinnovo dell'augurio che ho appena fatto, che considero quasi anche come una promessa in anticipo e storta, professor Traina, di continuare a vederci per altre cose in seguito qui in Archiginnasio, al professor Tega, preside della facoltà. E ora la parola è ai presenti, visto che abbiamo contemplato le assenze importanti, e i presenti sono venuti qui a esprimere il loro affetto e la loro gratitudine a un grande maestro, al professor Traina. Qui c'è non soltanto una intera scuola di latinisti, la sua scuola, ma c'è una presenza folta della facoltà nella quale Traina ha esercitato il suo magistero e nella quale i suoi allievi continuano la sua tradizione. Ma questa non è l'ultima lezione del professor Traina, come si dice in gergo accademico. È un momento nel quale diventa più pubblica la sua parola, ma è un momento nel quale diventa anche più importante il suo patrimonio di conoscenze per la facoltà. Credo che sia importante per noi salutare questi grandi maestri. Noi veramente non li scopriamo ora. C'è una parte della città che li scopre ora e ci fa piacere. Noi sapevamo di averli in casa, questi maestri, e la università credo che abbia chiesto loro impegno e loro impegno hanno dato. La facoltà, semmai, al professor Traina e agli altri colleghi che hanno svolto per lunghi anni un'attività di ricerca e di didattica nella facoltà, chiederà ancora di insegnare qualcosa ai dottori di ricerca e dottorandi di ricerca. La nostra intenzione, infatti, è avviare un'attività didattica che intrecci e che metta insieme le esperienze di diversi dottorati di ricerca, perché i dottorandi di ricerca apprendano non solo dalla parola dei maestri, ma apprendano che apprendono l'esistenza di una cultura interdisciplinare. Non vorremmo perdere le tracce di questo grande patrimonio che i nostri maestri hanno accumulato e che noi speriamo di poter rendere ancora più efficace. E quindi il compito di questi maestri per noi è ancora vivo. Dicevo prima che sembra che soltanto dopo lunghi anni una città e un'università scopre i suoi maestri. Qualcuno ha osservato in questi mesi che dalla facoltà di lettere professori illustri in questo momento si accingono a lasciare l'insegnamento o si avvicinano al termine della loro attività didattica, non certo di quella di ricerca, che questa prosegue ed è efficace. Prima ho detto, a me fa molto piacere che almeno ci si accorga di queste capacità e di queste competenze in momenti come questi, magari per dirci, ma come farete a rimpiazzarli? Sarà difficilissimo, probabilmente sarà impossibile. Tuttavia bisogna dire che questi maestri non sarebbero stati tali, né così importanti, se non avessero lasciato scuole. Gli allievi, coloro che sono più giovani, troveranno le loro strade. Mi auguro solo che non si riconosca il loro rilievo quando avranno finito la loro carriera, nel senso che nel momento in cui si svolge oggi un'attività didattica e di ricerca ha bisogno di sostegni e di supporti. Ed è per questo che alcuni di noi trascorrono parecchio del loro tempo nelle riunioni degli organi accademici e anche fuori di questi organi, nel tentativo di individuare risorse e possibilità di sviluppo per le discipline, per tutte le discipline che sono legate alla vita di un'enciclopedia del sapere come quella che sta all'università, anche per quelle che sono considerate come meno costose, forse anche come meno importanti, quelle umanistiche in particolare. Allora a me in questa occasione è molto grato rivolgere il saluto della facoltà al professor Traina, augurio che la sua attività di ricerca sia importante e duratura e soprattutto l'auspicio che voglia collaborare ancora con noi
perché i giovani dottorandi, ma anche perché coloro che sono quasi maestri o maestri cresciuti alla sua scuola, possano continuare e possano arricchire la loro conoscenza. Non finisce mai questo processo, come i colleghi più giovani e più anziani di me sanno. Quindi io credo che sia un doveroso omaggio questo della facoltà e della comunità degli studiosi al professor Traina, e sono molto lieto per quello che ha detto prima il direttore dell'Archiginnasio, cioè sono molto lieto che le conoscenze che pazientemente vengono accumulate nella nostra università diventino col tempo patrimonio comune di una città, di una comunità più larga. Ringrazio ancora a nome di tutti voi il professor Traina, e adesso sentiremo la sua dottissima conferenza, come appunto quelle che abbiamo già ascoltato in altre occasioni. Molte grazie. Io vorrei salutare con particolare piacere tutti i colleghi, in particolare quelli che vengono da fuori, i colleghi di Parma, di Urbino, di Udine e in particolare quelli di Padova. Quelli di Padova con i quali noi bolognesi ci sentiamo particolarmente legati da vincoli di stima intellettuale, di collaborazione e anche di amicizia, grazie al comune magistero di Alfonso Traina. Io dirò pochissime parole perché sono come voi impaziente di udire questa lezione catuliana che si preannuncia anche molto attraente dal titolo, è vero? Devo dire che appunto il rettore è bloccato, ha chiamato 5 minuti fa, credo in fondo a San Vitale, per il traffico, c'è la città bloccata, sta arrivando. Il sindaco non è qui perché è a Roma, alla riunione della commissione bilancio, per cercare di estorcere soldi, trasferimenti dello Stato a nome dell'ANCI per tutti i comuni d'Italia. Ecco, quindi questa è la causa che lo tiene lontano da qui. Ma io credo che ci debba essere uno spazio comune, un luogo, un punto d'incontro tra il ricercatore e il pubblico, tra lo studioso e l'uomo comune. E questo spazio comune, questo punto d'incontro è costituito dall'incontro col testo, e soprattutto col testo classico, convinti come siamo, l'abbiamo già detto proprio qui alcuni anni fa, convinti con Mandelstam, che classico più che quello che è stato, oltre a quello che è stato, è anche quello che deve essere. Classico è non già ciò che è stato, ma ciò che deve ancora essere. Ora venire qui, sentire un commento, andare a casa con un testo, con un libro, magari con una fotocopia, rileggere, rimeditare quel testo, è lo scopo di queste letture che assieme al dottor Messina abbiamo programmato. C'è in questa città un pubblico esigente che ha il diritto di avere questi incontri solidi e rigorosi. All'insegna di quella disciplina severa e nobile che è la filologia. Ci sono studiosi e ricercatori che in questa città hanno il dovere di offrire questa opportunità anche per far fronte a una vulgata, a una cultura facile che anche qui a Bologna è molto diffusa. L'intellettuale ha il dovere di andare e di condurre oltre l'abitudine collettiva e l'emotività soggettiva. Noi inauguriamo le letture e lo facciamo con la lezione di Traina, perché coi maestri è naturale aprire più che chiudere, e loro si addice fare la prima più che l'ultima lezione, io credo. Noi facciamo questa iniziativa congiunta di università e comune in uno spazio civico, qui all'Archiginnasio, e anche questo ha un senso, perché vedi Alfonso, al di là della tua allergia e della tua insofferenza per il pulpito, il pubblico, la politica, la tua lezione non è solo filologica e privata, intramedia, ma è anche etica e pubblica. Chi nell'arco di diversi decenni non ha mai perduto una lezione, chi non ha mai chiesto un anno sabbatico, chi soprattutto ha insegnato che rigore e poesia sono la stessa cosa, ebbene io credo che questi ha dato una lezione che va al di là della cattedra e dell'aula universitaria. Questa dal mio punto di vista è una lezione pubblica e pertanto anche politica. Io cedo il microfono, non arriva il rettore, farà l'intervento a questo punto alla fine, se non arriva tra pochi secondi, citando le parole di un autore del quale purtroppo per il disordine dei miei appunti non sono riuscito a rintracciarne l'identità. E la citazione è questa. Josef Brodsky si chiedeva perché si scrive una poesia, e rispondeva enunciando almeno 4 ragioni. Per me non c'è che una risposta. Si scrive perché si scrive. Voglio dire che la poesia è un fatto che si constata prima di volerlo, e non si può non volerlo. È un dono, ma è un dono da conquistare.
poiché lezione è, lezione sia, e lasciamo allora il professore al controllo della cattedra. Ma io ero preparato a ringraziare il direttore dell'archiginnasio, il dottor Messina, e l'altro organizzatore di questi incontri, l'amico e collega Ivano Dionigi, che mi avevano invitato a inaugurare questa serie di letture di classici latini, iniziativa che, dato i gravi tempi dei nostri studi classici, certamente fa onore ai responsabili della cultura bolognese. Non ero preparato invece a ringraziare il magnifico rettore per la sua imminente presenza e il preside della facoltà per la loro presenza, che con mia sorpresa hanno trasformato quella che io credevo, che io immaginavo una chiacchierata alla buona, in un'ultima lezione, proprio quella ultima lezione che io volevo evitare. Ma l'uomo propone e i colleghi dispongono, evidentemente. Comunque ringrazio di cuore i colleghi che hanno parlato delle loro affettuose parole per quello che ho potuto fare in questi anni in questa città e non solo in questa città. Accolgo l'augurio che questo possa essere non l'ultima lezione, ma la prima di una nuova serie, sempre che Dio voglia. Il Catullo che inaugura, per motivi cronologici, queste letture, Catullo di cui vi parlerò questa sera molto brevemente, sono poche cartelle, è un Catullo un po' insolito, come qualcuno avrà potuto anche arguire da questo titolo un po' a luci rosse, ma non troppo, l'ambiguo sesso. Circa un anno fa, alle giornate catulliane di Sibione, un critico poeta di grande rinomanza, Edoardo Sanguinetti, presentava un suo Catullo, tra virgolette, cioè un Catullo la cui preminente e caratterizzante qualità sarebbe, cito testualmente, una sorta di regolarità e immediatezza, verificandola in una serie di traduzioni in cui francamente non so se Catullo si sarebbe riconosciuto. Perché Catullo non parla e non scrive il latino volgare dei liberti petroviani, anch'essi tradotti da Sanguinetti, ma una lingua d'uso altamente stilizzata. Valutato su questi parametri, il Carme 63 appare sicuramente come il meno catulliano, il più abnorme, il più singolare dei Carmi di Catullo, sia per la tematica sia per la forma metrica e linguistica. La tematica, lo ricordo ovviamente per i non addetti ai lavori, gli addetti ai lavori mi scuseranno, la tematica si tratta, come è noto, di un mito, come nel Carme 64, il cosiddetto Epitalamio di Peleo e Teti, ma non come nel Carme 64 di una vicenda di sposi e di amanti imperniata sul catullianissimo concetto di fides, la fedeltà, e di fedus, il patto d'amore, e ambientata nei paesaggi familiari della Grecia. Il protagonista del Carme 63 è un giovane greco, sottolineo l'etnico su cui dovremo tornare, un giovane greco, Attis, che in preda a un furor mistico, e anche su questo furor dovremo tornare, si reca nel selvaggio regno di Cibele, della Frigia, dell'Asia Minore, e ivi si evira in onore della dea. Sbollito il furore, si pente del suo gesto e vorrebbe ritornare in patria, ma la dea gli manda contro un leone che lo terrà prigioniero al servizio di Cibele per tutta la vita. Il verso 90, semper omne vite spatium, dice Catullo con una duplice espressiva tautologia, perché bastava dire tota vita, come dirà Catullo del Carme 109, ed è la prima delle tante tautologie che incontreremo del nostro Carme. Insomma, un mito è un rito di autocastrazione,
nulla di più lontano da quanto sappiamo o crediamo di sapere sul mondo di Catullo. Unico anche il metro, il rarissimo galliambo, attestato in latino, oltre al Carme 63, solo in frammenti di Varrone Medippeo, di Mecenate e di un anonimo, tutti citati, exempli causa, dai grammatici. 9 in tutto. E la lingua. In 93 versi, due soli di quei cari diminutivi, come li chiamava il Pascoli, che di diminutivi si intendeva, che costellano i polimetri di Catullo e non sono rari neanche nei cosiddetti Carmina Longa o Carmina Docta, sono circa una ventina. Sono due, la bella e l'intraducibile lassule, diminutivo di lassus, stacco. Il terzo diminutivo, corolle e disespressivizzato, può non contare. Di contro, ben 7 composti nominali, marca di poesia alta. E che composti? Quasi tutti apax, o come preferiscono dire i miei colleghi italianistici, unanismi, che sono tutti apax e probabili neoformazioni catulliane. Pensate, unicismi, e probabili neoformazioni catulliane. Pensate, erifuge, che fuggono il padrone, ed erigere, portatrici di edere, nemorivagus, che vaga nel bosco, properipedem, dal piede veloce, silvicultrix, abitatrice della selva, sonipedibus, dagli zoccoli risonanti. Questa volontà innovativa, questa creatività, si evidenzia, se riflettiamo, che erifuga è una dotta variatio del tecnico fugitivus, che è il termine che indica lo schiavo fuggiasco. Che silvicultrix sostituisce un sinonimo silvicola, formato con gli stessi elementi, attestato sin dai tempi di Nevio e rifluito in Virgilio, ma riferito solo a persone, mentre in Catullo è riferito a una cerva. Che nemorivagus è una variatio del lucreziano montivagus, predicato proprio, come in Catullo, a una fera, a una bestia selvaggia. E che per il concetto di properipes, dal piede veloce, Catullo disponeva non soltanto del sinonimo, ma dell'isoprosodico celeripes, di un frammento tragico ripreso da Cicerone. Ma celeripedem non gli avrebbe permesso la triplice allitterazione endocentrica, cioè interna, di properipedem, con la ripetizione, con la triplice ripetizione della P. Né gli avrebbe concesso la parafonia con la parola iniziale rapide, di cui riprende tutte le consonanti. Né avrebbe realizzato la sintesi morfologica di properante pede, che troviamo al verso 30. Properipedem è chiaro, è la sintesi morfologica dei due elementi properante pede. E qui tocchiamo un altro fondamentale aspetto del Carme 63. La sua ossessiva ripetitività fonolessicale, su cui dovremo tornare. Basterà per ora richiamare i citati silvicultrix e nemorivagus, che chiudono tautologicamente due mistichi anaforici. Data a vedere, verso 72. Ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus, che è il futuro ferino habitat di Attis, che non potrà più tornare in patria. Ubi cerva silvicultrix, ubi apex nemorivagus. O l'ancor più tautologico parallelismo del verso 50, data a vedere, e la patetica invocazione di Attis alla patria perduta. Patria omei creatrix, patria omea genetrix, dove lo zoccolo anaforico investe ben tre le semi, patria omei, patria omea, con una variazione morfologica del pronome, e la variazione sinonimica,
creatrix, genetrix e, per così dire, neutralizzata dallo omioteleuto suffissale in trix. E l'ultimo verso, data a prendere l'ultimo verso, il suggello del carme, il verso 93, che si articola in due ibistichi con anafora bimembre e clausola sinonimica che suggella il carme col tema, col sema tematico del furor. Alios age incitatos, alios age rabidos. Per trovare tanti versi così studiatamente simmetrici, dobbiamo risalire ai Cantica di Plauto o scendere alla prosa ritmica di Apuleio. Dunque, un altro Catullo. Prendo l'espressione da un vecchio articolo di Francesco della Corte, che però lo riferiva alla tradizione del testo. Un Catullo veramente doctus, quale lo definivano gli antichi, riesumatore di miti barbarici e architetto di virtuosismi verbali. Quasi un anticatullo, come si è visto un antilucrezio in Lucrezio. Ma è poi davvero così? Prima di rispondere a questa domanda, e cioè prima di decifrare o tentare di decifrare il senso del carme, dobbiamo sgombrare il terreno da tre questioni che in questa sede non possono avere un'adeguata trattazione filologica: la data, il modello, la struttura. Per la data, naturalmente, non abbiamo nessun indizio sicuro, ma è tentante ipotizzare, e si è ipotizzato, un rapporto fra il viaggio di Attis e il viaggio di Catullo in Asia Minore, della Troade, dove c'era la tomba del fratello, non lontano dai luoghi dove si svolge la vicenda dell'Epilio e dove si svolgevano i riti di Cibele, che però Catullo potrebbe aver visto anche a Roma, come vedremo tra poco. Il Carme 63 sarebbe allora posteriore al 57 avanti Cristo, cioè all'epoca del viaggio di Catullo, forse uno degli ultimi carmi di Catullo. Questa datazione può essere avvalorata dall'esame dei rapporti intertestuali fra Catullo e Lucrezio, numerosi e inoppugnabili, talora al limite dell'allusività, e concentrati nei carmi 63 e 64. E qui devo dirvi che mentre questi rapporti sono stati approfonditi e studiati a proposito del Carme 64, direi che la presenza di Catullo, di Lucrezio nel Carme 63 è stata certamente sottovalutata. È vero che il De Rerum Natura non fu edito, probabilmente da Cicerone, prima del 54, che è il presunto anno della morte di Catullo, ma l'occasione di conoscere il De Rerum Natura Catullo può averla avuta proprio durante il viaggio in Bitinia, al seguito di quel Memmio che è il dedicatario del poema lucreziano. Ma qual è l'ipotesto e quale l'epitesto? Chi imita e chi è imitato fra i due poeti? La risposta non può venire dal puro confronto dei testi pertinenti, facilmente rovesciabile, cosiddetto argomento clessidra, come sempre in questi casi, ma da due considerazioni esterne. La prima è che i passi lucreziani sono disseminati lungo tutto il proemio, tutto il poema di Lucrezio, i passi catulliani, sono disseminati lungo tutto il poema. È improbabile che Lucrezio si sia costantemente ricordato dei versi catulliani. Letti poi quando e come, non sappiamo niente della pubblicazione dei versi di Catullo. Non è improbabile invece che Catullo, nei suoi tardi epilli, perché tardo sempre anche il Carme 64, si sia ricordato di una recente lettura del poema lucreziano. E Lucrezio non è un poeta che si possa dimenticare facilmente quando lo si è letto una volta. E poi, è pensabile che il severo Epicureo inserisse tante reminiscenze del più giovane poeta, rappresentante di una scuola così lontana dalla sua poetica e soprattutto di quella concezione totalizzante dell'amore
che è la negazione degli insegnamenti di Epicuro? Il modello. Il modello è oggi uno pseudo problema. Un tempo, sulla base di due anonimi galliambi greci, citati da un tardo metricologo Efestione, si pensava a Callimaco, di cui Catullo ha tradotto, ma dichiarandolo, ricordiamo il Carme 65, expressa Carmina Battiadae, ma dichiarandolo la chioma di Berenice, e forse aveva intenzione di tradurre altri versi, come si desume dal Carme 116. Pura ipotesi, respinta da quasi tutti i più recenti studiosi. L'analogia del Carme 64, dopo il luminoso saggio di Gennaro Perrotta del 1931, ci fa credere che anche questo epiglio sia una creazione originale di Catullo, sia pure con apporti di poeti ellenistici, nata dalla confluenza di due temi, l'automutilazione di Attis e l'incontro con Leone, entrambi, come vedremo, profondamente modificati, esattamente come i miti del Carme 64. E in fondo, come nel Carme 64, ci interessa più come Catullo ha trattato che da dove ha tratto la materia del suo poema. Diverso è il problema della struttura, perché la struttura significa, fa parte del messaggio. Gli schemi proposti per il Carme 63 sono stati molti, almeno una mezza dozzina, di cui vi faccio grazia. Devo però premettere che una recente analisi delle strutture catulliane mi ha convinto che è possibile la compresenza di diverse strutture in uno stesso carme. L'individuazione di una struttura dipende dalla selezione dei tratti pertinenti, in genere omologie e antitesi. Ma ci possono essere più criteri di selezione egualmente legittimi. Vi faccio un solo esempio. Nel Carme 72, dicebas quondam solum tenosse Catullum, è egualmente legittima una selezione basata sull'antitesi temporale, passato, presente, quondam, il tempo dell'illusione, nunc, il tempo della realtà, e una basata sull'antitesi pronominale, che oppone all'ego di Catullo il tu di Lesbia. Diverse strutture veicolano non una pluralità di messaggi, ma diversi aspetti di uno stesso messaggio. Ma torniamo al Carme 63. Dal punto di vista della tecnica narrativa, resta valida la vecchia scansione del Weinreich in 8 segmenti che alternano narrato e parlato, narratio e oratio. Se togliamo i 3 versi finali, detti in prima persona dal poeta, e qui vi devo dire, io non sono molto favorevole alla cosiddetta numerologia, soprattutto coi poeti antichi, però io ho l'impressione che il numero di 93 per questo Carme di Catullo non sia casuale. Perché non sia casuale? 90 intanto è il multiplo di 3, e 90 sono i versi che riguardano la narrazione. Si aggiungono i 3, neanche a farla apposta, i 3 versi finali, che sono come una specie di voce fuori campo del poeta. Quindi penso che in questo caso il numero non sia casuale. Dunque, ripeto, se noi togliamo i 3 versi finali detti in prima persona dal poeta, la somma delle parti diegetiche, cioè narrative, è pari a quella delle parti drammatiche. 45 versi, una struttura perfettamente equilibrata. Ho detto prima drammatiche, e l'ho detto intenzionalmente, perché una studiosa francese, la Guillemin, ha analizzato il Carme 63 come una tragedia in 3 atti. Il furore di Attis, verso 1.38, il suo pentimento, versi 39-73, l'intervento di Cibele, versi 74-90. Ed effettivamente non manca nel Carme 63 una componente tragica, che potrebbe risalire alle Baccanti e ad altre tragedie euripidee. Spia formale ne sono, sia composti di stampo tragico, come il citato Properipes, modellato proprio sull'Euripideo Tachipus delle Baccanti, notate,
quindi di un argomento affine a quello dell'Attis, ma soprattutto il vocativo anime del monologo di Attis. Vedete, al verso 61, monologo di Attis, Attis si rivolge a se stesso e si rivolge a se stesso col vocativo anime. Dico, in latino, diversamente che in greco, l'allocuzione al proprio cuore, tetati de cradie, ricordiamo tutti Omero, è stilema unicamente tragico, da Accio a Seneca. Tant'è vero che Catullo si rivolge a se stesso, e voi sapete quante volte Catullo si rivolge a se stesso, solo col vocativo dell'antroponime, miser Catulle. Ma è possibile anche una terza scansione, una dicotomia segnalata al verso 39, data a vedere, dalla versativa sed, che nella opposizione cronologica e narrativa tra la fase del furor e della conseguente mutilazione, primo giorno, e quella del pentimento e del vano tentativo di fuga, secondo giorno, riflette l'antitesi fondamentale del carme, che vedremo tra poco, e una serie di antitesi secondarie che da quella derivano, in primo luogo, fra la civiltà, rappresentata dalle istituzioni della polis, la patria di Attis, che sono enumerate nei versi 61-67, e la barbarie dei selvaggi domini di Cibele, identificati con la ricorsività di Lessemi come Nemora e Silve, ben 11 occorrenze, quasi uno ogni 9 versi. La perdita della virilità implica la perdita dell'identità, sui versi 62 seguenti, e fa regredire dalla humanitas alla feritas. A Roma, ricordiamolo, castrarsi era un reato e perciò ai cittadini romani era proibito il sacerdozio di Cibele. Con ciò siamo giunti al cuore del problema, l'interpretazione del carme, il senso profondo del suo messaggio. C'è chi vi vede solo un pezzo di bravura, una scommessa con la lingua e col metro, o un documento della curiosità di Catullo per i culti orgiastici, curiosità condivisa dai contemporanei, giacché del culto di Cibele parlano Varrone in una Melippea, Eumenides, e Lucrezio nei versi 600-660 del secondo libro. E sappiamo che il tribuno Clodio, il fratello di Clodia, quasi certamente la lesbia di Catullo, nel 58, e cioè un anno prima del viaggio di Catullo, aveva fatto espellere il sacerdote della Magna Mater dal santuario di Pessinunte a favore del genero del re Deiotaro. Quindi era nell'aria un po'. Ma questa lettura mi sembra riduttiva, a meno che non si promuova questa curiosità a prova di una crisi religiosa dell'ultimo Catullo, neofita dei misteri dionisiaci, secondo la vecchia tesi di Enzo Marmorale. Una tesi che, fondata com'è sulla distorta esegesi del Carme 76, come credo di aver dimostrato in anni ormai lontani, non gode più di alcun credito, ma ha il merito di non isolare il Carme 63 dal mondo esistenziale e poetico di Catullo. A considerarlo come una proiezione, conscia o inconscia, di questo mondo, si inducono almeno due motivi. I tre versi finali, date a vederli, la cosiddetta apopopè, cioè la preghiera del poeta per stornare da sé il furor di Cibele, tradiscono nella loro patetica concitazione Dea, Magna Dea, Cibebe, Dea Domina d'Indimi, un coinvolgimento personale che siamo ben lungi dal ritrovare nel rituale apopompè dello pseudo Teocriteo Idillio 26, probabilmente noto a Catullo, e ci ricorda piuttosto la toccante preghiera del Carme 76 per guarire dall'amore, o di Silvestrum est misereri, o su un altro registro la prima lirica del quarto libro di Orazio, dove l'ormai anziano poeta prega Venere di stargli lontano, parce, precor, precor,
con geminazio litterante, quindi anche questo fortemente patetica. Ma c'è un motivo più consistente. Attis è un mito. E noi sappiamo, soprattutto dopo gli studi di Jean Granard Rouleau e di Gilberto Biondi, che il mito in Catullo recupera la sua esemplarità a livello individuale, se non più sociale. Non è mai puro ludus erudito alla maniera alessandrina, ma si fa maschera dell'io, veicolo di velate identificazioni. Si pensi ancora una volta al Carme 64, ai due miti antitetici di Teti e Peleo e di Teseo e Arianna, dove, l'ho già detto, è difficile non vedere la proiezione al positivo e al negativo della love story di Catullo e di Lesbia. Quello che sarebbe potuto essere l'amore felice, consacrato dalle nozze, è quello che fu l'amore tradito. E dunque anche nel nostro Carme è lecito attenderci una proiezione dell'io catulliano. Ma quale e in che misura? Le risposte divergono da un minimo a un massimo di coinvolgimento. Chi considera il Carme 63 un antiepitalamio in contrasto coi precedenti Carmi 61 e 62, che sono due epitalami, ma sempre nel quadro del motivo nuziale che sembra unificare la tematica dei carmina docta o longa che dir si voglia. Chi si limita a constatare la tensione fra stati psichici opposti, tra esaltazione e frustrazione, fra emotività e razionalità, dominante in tanta parte della poesia catulliana, Odi e Tamo. E chi giunge a parlare di autoallegoria, facendo del rapporto fra Attis e Cibele, con varie sfumature, lo specchio del rapporto fra Catullo e Lesbia, cioè una storia di amore, dove il furor di Attis sarebbe il distruttivo furor erotico di Catullo, o dove Venere, isolatamente menzionata al verso 17, rispecchierebbe Lesbia qual è e Cibele lesbia quale la vorrebbe Catullo. Questa esegesi in chiave erotica, che è la più diffusa, non mi convince. La storia di Attis e Cibele, come la racconta Catullo, è tutt'altro che una storia d'amore. Anzi, al verso 17 Attis dice di essersi evirato veneris nimio odio. Né mai Catullo chiama furor il suo amore per lesbia, lo chiama fedus, amicizia, pietas, officium, cioè con le simi che ne esaltano la spiritualità, e quando gli avvelenerà la vita lo chiamerà pernicies e torpor, una rovinosa paralisi. Per fare un parallelo fra le due storie, bisogna travalicare il Carme catulliano e risalire a versioni del mito che parlavano di tragici amori tra il giovane e la dea. Catullo ha profondamente modificato e innovato la tradizione mitica, o, che è lo stesso, l'ha selezionata in funzione del suo assunto. Come nel Carme 64, per opporre un amore felice a un amore infelice, ha fatto di Teti una sposa innamorata, una mitica aurunculeia, contro tutta la tradizione che la rappresentava riluttante a nozze umane, così, del Carme 63, Attis non è né un paredro della grande madre, come doveva essere all'origine, al pari di Adone o di Osiride, cioè una divinità maschile nello stesso tempo amante e vittima della grande divinità mediterranea. Ricordiamoci che il Fresar, nel suo famoso libro Il ramo d'oro, faceva di Attis una divinità della vegetazione. Quindi non è un paradiso della grande madre, ma non è neanche un sacerdote di Cibele, un archigallo, cui in epoca storica competeva il nome di Attis. E neppure un frigio, come sempre nella letteratura e nella iconografia, quanto ha sempre il berretto frigio in campo. Ma è un greco, e ne abbiamo visto il motivo dell'antitesi civiltà-barbaria. Aggiungerò, per compiutezza, che anche il secondo tema della narrazione, l'incontro con Leone,
utopico in una serie di epigrammi ellenistici, ha subito un capovolgimento finale, in quanto non è il leone che fugge davanti al sacerdote di Cibele, protetto appunto dalla sacralità della sua funzione, ma è Attis a fuggire davanti alla belva aizzatagli contro dalla dea, ultimo simbolo di quel mondo ferino in cui sarà confinato per sempre. Di fronte a un mito di castrazione non si può non bussare alla porta di Freud, e più di uno l'ha fatto. Uno studioso anglosassone, in un articolo intitolato in maniera significativa Catullo, un altro Attis, ha correlato l'evirazione di Attis con la morte del passero del Carme III, interpretato il passero come simbolo fallico, e ha visto nel Carme 63 l'inconscia paura di Catullo di fronte alla insaziabilità sessuale di lesbia, divoratrice di uomini. Ricordate il Carme 11, omnium ilia rumpens, rompendo le reni di tutti, tutti i suoi amanti. Non si possono chiedere prove all'inconscio, ma l'esegesi fallica dei Carmi 2 e 3, i Carmi del Passer, esegesi risalente al Poliziano, appare del tutto gratuita. Anche recentemente uno studioso inglese l'ha profondamente criticata, direi demolita. Preferirei battere un'altra strada, indicata in un libro, peraltro discutibile, di Henri Bardon. In Attis non c'è la paura freudiana della castrazione. C'è prima l'impulso e poi il pentimento, secondo quella antitetica dicotomia di cui abbiamo parlato. E virarsi significa per Catullo assumere un ruolo femminile. Vedete il verso 63, comincia, ego mulier. Attis, che è al maschile, al verso 1, vedete che il participio che si riferisce ad Attis è al maschile, vectus, verso 1, dal verso 5 in poi, e cioè dopo la mutilazione, cambia di genere grammaticale. Vedete il verso 8, è diventata citata, il participio al femminile. E questo è il simbolo linguistico del cambiamento di sesso. Le sue mani sono nive, le sue dita sono teneri, le sue labbra, anzi la bella, sono rosea, e rimarrà alla fine ministra e famula di Cibele, è del verso 90. Si è da tempo osservato, almeno si dia un libro di Havelock del 1939, che c'è in Catullo una forte componente femminile. Non è caso che ponga il suo amore sotto la scorta di Saffo, con la quale si identifica nel Carme 51, adattando a sé e alla donna, non per nulla chiamata lesbia, il celebre Carme di Saffo. E a un'altra saffica, il Carme 11, affiderà il suo commiato d'amore. Quale poeta latino ha unito come Catullo la passionalità e la grazia della poetessa di Lesbo? La grazia, appunto, il lepos, è un sema tematico della poesia catulliana con le sue nuove occorrenze, programmaticamente rappresentate dal lipidum libellum del Carme 1. E il suo campo semantico si irradia in una serie sinonimica di aggettivi: bellus, delicatus, dulcis, mellitus, tutto miele, mollis, tener, venustus. Il loro corrispettivo morfologico sono i diminutivi, spesso neoformazioni, brachiolum, labellum, flosculus, fiorellino, ocellus, saviolum, il bacino, floridulus, lacteolus, turgidulus, molliculus, col diminutivo di secondo grado mollicellus, che traducono una sensibilità quasi femminea. C'è di più. La tendenza di Catullo a proiettarsi in personaggi femminili. In Arianna, l'amante tradita del Carme 64, in Giunone, la moglie tradita del Carme 68. Perché nel mito antico è la donna ad essere abbandonata. Nella vita le parti si invertono, sarà l'uomo
a subire l'iuria e la perfidia, noi diremmo il tradimento, della donna. Si è acutamente osservato che anche la similitudine che chiude il carme 11 inverte i suoi referenti simbolici. Catullo utilizza il fiore reciso dall'aratro, topico simbolo di deflorazione, come del carme 62, a visualizzare il suo amore troncato dalla colpa di lesbia. Per tutti questi motivi, della mia introduzione al Catullo della Burr del 1982 avevo definito Catullo un poeta dell'anima, del senso che da Jung a questo termine, di significare l'elemento femminile compresente nella psiche maschile, che è l'animus. Questa cospicua presenza, che forse Catullo condivideva a vari livelli con la sua generazione, pensate ai poeti novi, in un momento di crisi dei valori tradizionali di una società maschilista, ripeto, questa cospicua presenza e questa affiorante femminilità era già stata intuita dai rivali di Catullo, quando lo accusavano di essere, nel carme 16, male marem, un mezzo uomo, cui Catullo reagisce, minacciando così iperboliche esibizioni di virilità da rivelare quanto in profondità lo abbiano toccato quelle accuse. E allora sarà lecito concludere che il carme 63 riflette nella sua antitesi tematica e strutturale il conflitto tra l'inconscio desiderio di assumere un ruolo femminile e la consapevole reazione della maschilità catulliana. Ma una poesia non è tale se non è una forma. Non posso qui ripeterne un'analisi che è stata più volte fatta e non era difficile farla data la sua vistosa evidenza. Accenderò solo alla sua perfetta coerenza e aderenza alla tematica del carme. È il mito che condiziona il metro e lo stile. La vicenda di Attis era tradizionalmente svolta in galliambi. Tutti i galliambi superstiti, greci e latini, vi afferiscono. Marziale dirà, enumerando i metri esclusi dai suoi epigrammi, nec dictat mi luculentus Attis, è una chiara allusione all'Attis di Catullo, nec dictat mi luculentus Attis mollem debilitate galliambon, mollem debilitate galliambon, così definendo l'estenuata e quasi patologica mollezza, dico patologica ragion veduta, perché la debilitas in latino, ben sapete, è molto di più che la nostra debolezza, può indicare la infirmitas della donna, del vecchio, può indicare l'invalidità dell'handicappato e persino del castrato. Quindi, ripeto, Marziale definisce così questa estenuata e quasi patologica bollezza di un verso che deve questo carattere al suo numero di brevi, poteva contare da 8 a 15 sillabe brevi. Usarlo in una lingua strutturalmente assai più ricca di lunghe era un tour de force e non era facile vincere. Notate che lo stesso problema si era posto anche per l'esametro, perché anche l'esametro latino, come sappiamo, ha bisogno di brevi rispetto all'esametro greco. Il greco è una lingua molto più ricca di brevi, ma in misura certo molto minore. Per il galliambo il problema era certamente molto più difficile e Catullo lo ha risolto in vari modi, adesso ve ne dirò un paio. Ecco, due procedimenti. Uno è la creazione di composti nominali in forme casuali che contengono tre o quattro sillabe brevi. Erifuge, ederigere, nemorivagus, properipedem, e che perciò non avranno successo nella lingua poetica latina, che è essenzialmente esametrica, perché erano appunto per la loro ricchezza di brevi termini che non potevano entrare nell'esametro. Ma l'altro procedimento è più interessante, è la proliferazione dei neutri plurali. Neutri plurali che naturalmente forniscono una breve, cosa che naturalmente conosciamo anche dall'esametro. E scusatemi se faccio una parentesi, ma quando mi ricordo che un celebre linguista in un volume dedicato al latino parlato in Orazio dice di Gaudia,
che il plurale è un'espressione di lingua parlata perché prelude al femminile delle lingue romanze, questo il linguista non sa che gaudia serve proprio per evitare un gaudium che presentava delle difficoltà per l'esametro in quanto poteva includere un cretico. Quindi era tutt'altro che una forma di lingua d'uso, tutt'altro. Quindi voglio dire, il problema si presentava anche per l'esametro e si presenta ancora di più per Catullo. Vi faccio qualche esempio di queste manipolazioni che Catullo fa subire la lingua per poterlo far entrare in questo letto di Procuste che è il Galliano. Pensate al verso 7, vi prego di andare a vedere, trovate un doppio pleonasmo, terre sola, tutto questo per dire il suolo bagnato dal sangue di Attis quando si evira. Ora, bastava non solo il terre, il genitivo era inutile, ma bastava il singolare solum a dire questo suolo bagnato dal sangue di Attis. Il pleonasmo non è abbastanza legittimato dai precedenti enniano e lucreziano dove il plurale aumentativo vale superficie. Un altro esempio, prendete il verso 75. Al verso 75 abbiamo nova nunzia, perché il plurale in realtà è un annunzio solo, un annunzio. È il plurale di un eteroclito nunzium neutro che ha un precedente solo in varrone, ma in accezione augurale, quindi in accezione tecnica. E con l'allitterante e omioptotico epiteto nova, nova nunzia, raddoppia il numero delle brevi rispetto al normale novum nunzium. Noi ci saremmo aspettato un novum nunzium con due brevi, con nova nunzia abbiamo raddoppiato il numero delle brevi. Ecco il procedimento di Catullo per poter sfruttare appunto questo galliambo. Pensiamo ancora al verso 9, inizia per esempio. Inizia un apax semantico che trasferisce la sacralità del termine dall'astratto, cerimonie iniziatiche, al concreto, oggetti cultuali. Lo si incontra solo qui in Catullo. E vi voglio citare un ultimo esempio che trovate al verso 76. Dunque, al verso 76 Cibele scioglie dal gioco i leoni per lanciare uno di questi contro Attis. Che parole adopera Catullo per queste azioni? Dice iuncta, iuga resolvens leonibus. Dove questo iuncta, iuga è una figura etimologica, perché iugum ha la stessa etimologia del verbo iugo, del tutto ridondante, bastava iuga. Qual è la prova? Quando Virgilio vorrà indicare la stessa azione, delego la quarta al verso 41, farà l'economia sia del participio perfetto sia del proverbio, dirà semplicemente iuga solvet, e persino il pletorico Ovidio si contenterà di iuga devere. Basta. Questo condizionamento, e con ciò finisco questa parte, questo condizionamento è così forte, e questo credo che non sia stato colto dai critici, dagli studiosi della lingua del campo 63, questo condizionamento è così forte da comandare persino la selezione delle congiunzioni temporali. In una narrazione di 90 versi non c'è una sola occorrenza di cum e tum, sostituiti da ut, ubi e ibi a struttura prevalentemente vocalica. Il culto di Cibele è, come quello di Dioniso, un culto orgiastico, caratterizzato da una orchestra di strumenti barbarici il cui suono frenetico sarà costantemente mimato dai poeti latini in clamorose onomatopee. Così Varrone, nei citati galliambi della Menippea, così Lucrezio, descrivendo la processione della Magna Mater nel libro secondo, in versi singolarmente consonanti con quelli del Carme 63, appunto quei rapporti fra Lucrezio e Catullo. Così lo stesso Catullo, descrivendo del Carme 64 il tiaso di Dioniso. E così, pur nella sobria misura del suo classicismo, Virgilio delle Georgiche, il verso 64 del libro quarto, condensando e contaminando Lucrezio e Catullo,
per tacere delle numerose rielaborazioni ovidiane. È sempre il tema a motivare l'aspetto più macroscopico del karma 63, la ricorsività che scatta ogni verso e a ogni livello, ritmico, fonico, lessicale, semantico, con un'insistenza che è stata, non a torto, definita ipnotica. È come se il tam-tam del tamburello, in cui il Pascoli riconosceva il gerbe ritmico di ogni verso, il tamburello che è il timpanum sacro a Cibele, si effondesse al di fuori del suo contesto fonico e contagiasse la sua frenetica ripetitività a tutto il carne. Ne ho già dato qualche saggio all'inizio, ne occorre darne altri a chi scorre il testo, perché sono abbastanza, cose abbastanza ovvie, ma vorrei terminare con un esempio. Vorrei solo aggiungere la selezione dei sinonimi domina ed era, equivalenti latini di despoida e potnia, la signora, la padrona, che sono tradizionali epiteti di Cibele. Il primo, domina, ricorre due volte sole, è riservato al nesso paronomastico d'indimene domine, vedete al verso 13, d'indimene domine, e domina d'indimi del verso 91, dove il gioco fonico è esasperato dalla allitterazione precedente, dea, dea domina d'indimi, e viene ripreso dalla clausola domo del verso seguente. Era, invece, si incontra anche questo due volte solo. Al verso 92 è chiaramente dissimilato da domina. Al verso 18 allittera con erroribus come l'era errans della Medea Egnana, era errans Medea Egnana, e, ma di questo non sono troppo sicuro, ha forse contribuito a selezionare il verbo precedente, il raro ilarate, raro verbo, a scapito dei più comuni delettate o oblectate, che sono però a base molossica e non anapestica. Un virtuosismo che ci fa comprendere quanta arte, che consumata sapienza ci sia dietro l'apparente semplicità di Catullo. Questo è il Karma 63, che non sarà, per riprendere un'altra espressione di Sanguinetti, fra le poesie più immediatamente amabili di Catullo, ma che a un intenditore come Concetto Marchesi appariva forse il suo più perfetto ed ultimo Karma. E potrei riferire giudizi ancora più elogiativi di critici inglesi e tedeschi. E questo è l'altro Catullo, e cioè lo stesso Catullo, ma ricco di un'umanità meno elementare, meno puerile, come sembrava il Croce, più complessa e completa, e perciò forse più poetica. Grazie. Inviterei allora al tavolo il professor Versimonaco. Sì. Quale onore potrei veramente arrivare. Io ho già ringraziato il professor per sapere che sei arrivato. Immagino. Io mi scuso anzitutto per il ritardo, ma oggi era impossibile camminare in città. Io, caro Alfonso, non è che abbia molte cose da dire, molte cose significative, soprattutto parlando dopo questa tua conferenza. Sono tornato molto indietro nel tempo e ci sono tornato nel modo migliore. Per te è questo che è l'inizio di un ciclo, come ha detto Dionigi, l'inizio di un ciclo di conferenze che assume un carattere un poco diverso
da quelle che pur persone legate all'università hanno svolto in tante altre circostanze, perché organizzato e pensato in modo da rappresentare un momento di forte unione tra la città e l'università. Perché dicevo che lasci allievi nell'università come studiosi riconosciuti, di valore riconosciuto sul piano nazionale. Io vorrei che questo fosse un momento di impegno, di conferma di un impegno che è sempre manifestato. Io non posso dimenticare che quando in varie circostanze abbiamo avuto bisogno della tua sapienza, abbiamo avuto bisogno della tua eccezionale preparazione, tu hai sempre corrisposto con una semplicità che ho trovato in rare altre circostanze. E allora io spero che tu possa seguitare, e personalmente confido, credo di avere numerose altre casi in cui ti chiederò di aiutarmi e di aiutare con me l'istituzione alla quale hai dedicato tanti anni splendidi, spero, sicuramente per i tuoi allievi e per tanti, ma penso siano stati belli e splendidi anche per te. Grazie. Lo sai che non volevo le persone bell'anno fa, e mi sono compasso sinceramente. Non posso quindi che ringraziare nuovamente il professor Traina, confortato dal non essere stato l'unico questa sera a vedere nella nostra occasione di ritrovo, ecco, non la fine di un ciclo, si diceva, ma l'inizio di più nuovi cicli in contesti diversi, per pubblici diversi, e quindi di nuovo il grazie al professore per quello che ci ha detto stasera, ma al professore per le altre occasioni che potremo trovare di averlo tra noi e di potersi avvalere della sua esperienza. Affidiamoci alla provvidenza, di cui parleremo da qualche settimana, qualche mese. L'appuntamento del ciclo allora è per il 24 gennaio.